Finalmente potremmo dire, dopo tanti giorni, una depressione un po' più intensa che addirittura sul nord Europa ci indirizza a un sistema perturbato che nelle prossime ore interesserà le nostre zone. Diciamo subito una perturbazione che si muoverà in un campo di alte pressioni, quindi si attenuerà negli effetti e comunque sarà veloce. Però cosa succede? Porterà aria nuova, masse d'aria nuove che scalzeranno l'aria stagnante che da diversi giorni, settimane interessa di noi e con esso scalzerà anche il materiale inquinante. Quindi c'è un cambio d'aria che farà abbassare notevolmente i picchi di inquinamento. Più in dettaglio, quindi prevediamo da stanotte, quindi per domani, un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse e a tratti anche con qualche piovasco. È una cosa veloce perché poi si esaurisce già nella giornata di domani, domenica inizialmente un po' di livellatura, un po' di instabilità, ma poi di nuovo sereno. L'alta pressione resiste per intenderci e quindi ristabilirà le condizioni di ristagno di masse d'aria nella prossima settimana. Quindi con il passare dei giorni la situazione potrà diventare lentamente ancora critica. Le temperature questa notte sopra lo zero perché il cielo si copre, la massima domani 7 gradi, poi per domenica si rasserena, quindi la notte di nuovo qualche gelata, 2 gradi sotto lo zero, le massime intorno ai 7 gradi. Per finire l'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto.